mi porto in giro tutti oggetti di carta che un po' alla volta stanno scomparendo. Ad esempio, sta scomparendo questo. Noi quando facciamo gli auguri mandavamo un biglietto di auguri per il compleanno del nostro amico. Adesso che cosa mandiamo? Un messaggino. L'incontro con i ragazzi di una scolaresca per parlare del mondo della carta, dei sentimenti contro il mondo moderno, quello digitale. Questa lotta, come ne usciamo da questa lotta? Chi vince? Io penso che debba uscirne un pareggio, nel senso che bisogna dare spazio al digitale. Internet è importante, ci ha permesso tante nuove conquiste, però non bisogna mettere da parte la carta, perché la carta è memoria, la carta è libertà, la carta ci può ancora essere di grandissimo aiuto, e soprattutto leggere un libro di carta è un'esperienza meravigliosa che non può essere sostituita da un libro in ebook. Un consiglio ai ragazzi, ai giovani? È quello di leggere tanto, non perché lo pretende un professore o lo pretende un genitore, ma perché la cultura gli dà la possibilità di avere gli strumenti per essere cittadini del mondo e vedere la verità, vedere ogni cosa da più punti di vista. Questo sicuramente gli aiuterà nella vita. Perché l'istituto decide di puntare molto su questi incontri diretti? Viviamo in un territorio nel quale è importante offrire cultura ai ragazzi, offrire modalità di conoscere la realtà quotidiana e nello stesso tempo conoscere anche i problemi che sono legati alla realtà che si vive quotidianamente. Realizzarli attraverso questi eventi che mettono insieme musica, canto, e in qualche modo il momento della riflessione è la modalità più semplice per richiamare la loro curiosità e quindi realizzare un evento che lasci un segno nella loro memoria presente e futura.